Salve a tutti, sono Diodato Cristiano della Pizza di Rebe, zona Fontanelle Prato. Io sono qui in questa piccola realtà di pizzeria da circa 13 anni. Mi sono specializzato in una pizza particolare, praticamente con farine macinate a pietra biologiche e ingredienti di stagione. Oggi vi mostro una ricetta molto semplice, un impasto che di solito io faccio alla pala, però oggi per farvela replicare a casa ve la faccio vedere in teglia. È un impasto fatto di farine, due farine mischiate, una farina 0 e una farina tipo 2. In più ci andiamo ad aggiungere il lievito madre. Se non avete il lievito madre, potete sostituirlo con il lievito di birra. 2 grammi di lievito di birra. Poi ci mettiamo un 20 g di sale e un 20 g di olio. Nella ricetta, essendo un impasto molto morbido, andiamo a mettere circa il 70-75% di acqua. Mettiamo la farina dentro la planetaria. Allora, diamo il via alla farina, la facciamo un po' ossigenare e poi incominciamo a introdurre l'acqua. Facciamo impastare piano piano. Questo è un impasto che, volendo, si potrebbe fare anche a mano. Vi racconto un po' la mia filosofia di lavoro. Io ho iniziato un po' per caso a lavorare sul mondo della pizzeria. Feci un corso circa 15 anni fa di pizzeria, un corso base. Poi da lì all'epoca lavoravo nel tessile, facevo il magazziniere. Avevo sempre avuto un po' la passione per gli impasti, già da ragazzo facevo l'aiuto pasticcere. Praticamente poi questa passione, legata un po' anche al fatto di voler fare qualcosa per conto mio, ho fatto questo corso e mi sono messo in cerca di una pizzeria. Mettendomi in cerca di una pizzeria, ho trovato questa, che era una piccola pizzeria in periferia qui alle Fontanelle. La davano via dei ragazzi. Sono tornato a casa e gli ho detto alla mia mamma. Mia mamma era in pensione già da diversi anni. Gli ho detto: te la senti di darmi una mano e provare a fare questa cosa? Mi ha aiutato e così ci siamo buttati 13 anni fa in questa avventura. Piano piano, dalla pizza a taglio, facendo merende, facendo colazioni e pizze da asporto, siamo andati avanti. L'impasto è un po' formato, si va ad aggiungere il lievito madre. Lo facciamo amalgamare bene, facciamo prendere il lievito madre. Sono andato avanti facendo pizza a taglio e pizza da asporto per diversi anni, fino a quando nel 2016, dopo aver fatto altri corsi, aver studiato su ad un mulino veneto gli impasti, aver approfondito insomma un po' la tecnica dell'arte bianca, scoprendo anche un po' quello che era l'evoluzione 10 anni fa della pizza, non un semplice disco di pasta stirato a mattarello e con degli ingredienti buttati lì, ho appreso delle tecniche di lavorazione con il lievito madre, con le farine macinate a pietra, con ingredienti studiati, messi sopra la pizza in modo ragionato. Questo lavoro, questa ricerca che ho fatto, mi ha aiutato ad arrivare nel 2017 ad essere inserito nella guida del Gambero Rosso.
tutt'oggi noi facciamo 5 impasti diversi, 2 pizze al piatto, una di farina macinata a pietra tipo 2 mischiata con la 0 e una di integrale. E poi facciamo 3 impasti alla pala, quella bianca, quella integrale e una di grano duro. Una volta che è amalgamato l'acqua e il lievito madre e si è formata un po' la maglia glutinica, andiamo ad aggiungere il sale. Una volta che l'impasto è diventato omogeneo, andremo a inserire per ultimo l'olio. Negli anni ho creato diverse pizze particolari. Una su tutte si chiama Vesuvio, è una pizza che ricorda un po' i sapori del sud. Infatti è una pizza base margherita con un battuto d'aglio e prezzemolo, con l'aggiunta di pomodorini, una cipolla di Montoro, parmigiano, delle olive taggiasche. In finale, all'uscita dal forno, ci andiamo ad aggiungere le acciughe. La pizza invece che vi presento oggi è una pizza stagionale, perché è fatta con le melanzane e diciamo che è una rivisitazione della parmigiana. È una pizza con base margherita, con delle melanzane cotte in forno, con l'aggiunta di olio e sale. Queste melanzane andranno poi sopra la pizza e verranno finite con una crema di pomodorini semi dry, del parmigiano, e a fine cottura andremo ad aggiungere una stracciatella pugliese e dell'olio al basilico. Allora andiamo ad aggiungere l'olio, lo aggiungiamo piano piano facendolo amalgamare in modo omogeneo. Come vedete l'acqua non l'ho messa tutta. Ne pesiamo, io ne ho pesato circa il 75%, poi dopo, a seconda dell'umidità che c'è nell'aria, nell'umidità che avete anche, nella la temperatura che avete anche a casa, vi regolate mettendone un po' per volta. Quando vedete che l'impasto non tira più acqua, non andrei ad aggiungerne altra. Praticamente alla fine prendiamo l'impasto, un po' di farina, e lo mettiamo sul banco. Prendiamo delle cassettine, mettiamo un po' d'olio, aggiungiamo bene. Lo lasciamo riposare per una mezz'oretta, dopodiché andiamo a fare la chiusura della pallina. Una volta chiusa la mettiamo dentro il contenitore, la lasciamo circa un paio d'ore fuori, in modo che l'impasto incomincia a lievitare, e poi la possiamo riporre in frigorifero. O altrimenti, se la vogliamo fare la mattina per la sera, quando l'abbiamo impastata la lasciamo fuori e la sera, una volta lievitata, prima di cena andiamo a stenderla sulla teglia. Una volta lievitata prendiamo la nostra pallina, la stendiamo sul banco, mettiamo un po' di farina, la giriamo e andiamo a stenderla, ad allargarla in modo che prenda la forma della teglia. L'impasto deve essere abbastanza morbido. Prendiamo la teglia, la ungiamo bene bene e andiamo a metterci l'impasto dentro.
lo sistemiamo bene nei bordi, gli passiamo sopra un'emulsione di acqua e olio 50-50, olio extravergine d'oliva, mi raccomando, perché gli dà più sapore. Una volta messa in teglia la andiamo a mettere in cella, o se non abbiamo la cella la possiamo mettere a casa in forno con la luce accesa. Quando l'impasto è raddoppiato è pronta. Premiamo un po' per risistemarla e andiamo a metterla in forno. Il forno di casa al massimo, praticamente 250 gradi statico, e la mettiamo dentro per 10 minuti. Gli facciamo una precottura. La tiriamo fuori dal forno e andiamo a farcirla. Qui abbiamo del pomodoro pelato biologico. Il pomodoro va semplicemente passato o con un passatutto o strizzato a mano, mai frullarlo con il mini pix, perché sennò si va a rompere la fibra del pomodoro e rilascia acqua da tutte le parti. Poi ci aggiungiamo una mozzarella fior di latte. Vi consiglio di farla asciugare un po' prima di metterla sopra la pizza per non far rilasciare troppa acqua. Questa la potete spezzare a mano o altrimenti ve la preparate prima tagliata a cubettini. Andiamo ad aggiungere la dadolada di melanzane. Prendiamo dei pomodori semidrai, li mettiamo in un contenitore e li frulliamo. Una volta frullati ce li andiamo a mettere sopra e poi una spolverata di parmigiano. Una volta ultimata la farcitura la andiamo a mettere in forno, sempre al massimo, cioè a 250, la teniamo dentro all'incirca 7-8 minuti. Quando vediamo che la mozzarella si è sciolta, l'impasto incomincia a diventare un po' scuro, caramellizza, la pizza è pronta. Passati all'incirca 10 minuti, andiamo a sfornare la nostra pizza. Una volta sfornata andiamo ad aggiungere la stracciatella. E ci aggiungiamo un po' di olio al basilico per dargli la freschezza. Ecco qua la nostra Grignano, rivisitazione della parmigiana.